Sapete perché è bello essere candidati a Napoli in campagna? Perché guardate alle spalle che scenario che ci abbiamo. Stamattina abbiamo presentato alla stampa e anche alla città, tantissime persone si sono fermate, i candidati del Terzo Polo. Ragazzi, a parte me, sono bellissimi tutti quanti. Abbiamo un progetto serio, un progetto concreto che è antitetico a quello che avete assistito fino ad oggi. Questo dualismo che porta all'appiattimento della politica lo vogliamo interrompere con la nostra presenza. Voglio presentarvi velocemente tutti i candidati. Paola Collarile, Conviscante, Benevento, Terzo Polo. Emanuela Iannacone, Casalinga. Andreotti, La Immacolata, docente. Meiana Cipi, ingegnere meccanico. Raffaele Paglione, imprenditore, Mugnano del Cardinale Avellino. Angelica Visconti, naturopata, Movimento Verde, Terzo Polo. Avvocato Vittorio Boccieri, tributarista, contro ogni tassazione ingiusta, pronto ad andare in galera. Mario Soldovieri, fondatore del Partito Sostenibile e sono per la sostenibilità in Campania, mai più terra di fuochi, ma terra della sostenibilità. Rosa Maria Rosaria, stoppa la violenza alle donne. Paolo Conte per la disabilità, perché la disabilità non è un mondo a parte, ma è una parte del mondo e anche in Campania deve essere così, per il sociale. Terzo Polo. Alessandro D'Esposito, ingegnere, scienza e tecnologia a servizio della nazione. Terzo Polo. Erminio Esposito, geologo per Napoli e provincia. Luigi Bernardino, avvocato. Luigi Amato, operaio. Giovanni Galauso, dipendente dell'Università degli Studi di Salerno, Terzo Polo. Sergio Anglisano, candidato presidente per il Terzo Polo, orgogliosissimo di essere a capo di questa meravigliosa compagnia. Lo fate un applauso per tutti, Terzo Polo, tutti Terzo Polo, a te. Il 20 e il 21 settembre votate Terzo Polo!